Mi chiamo Mauro, questa è la mia azienda, l'azienda dove non dico che sono nato perché sono nato qui poco lontano, a Lugo di Romagna. Lugo di Romagna si trova al centro di una zona particolarmente vocata per la produzione frutticola e la cultura prevalente è il pesco, poi ci sono, quindi sono poco più di 2 ettari, poi c'è 1 ettaro di peri, 1 ettaro peri e meli, devo dire la verità, e 1 ettaro di vigneto. La pera William viene raccolta attorno nella prima settimana di agosto. La fioritura avviene dopo le pesche, quindi all'inizio di aprile, diciamo così, dura una decina di giorni. Dopo la fioritura, piano piano si sviluppano i frutti. Adesso io, avendo messo le reti antinsetto, dopo la fioritura, quindi dopo aver favorito comunque l'impollinazione dei fiori, le api dei pronubi, i peli vengono coperti con questa rete antinsetto. Ho deciso di intraprendere assieme a mia moglie questo percorso dell'agricoltura biologica e frequentando dei corsi anche di agricoltura biodinamica. La differenza, una differenza secondo me consistente, riguarda il tipo di agricoltura, che è un'agricoltura più che di tipo industriale, è un'agricoltura di tipo artigianale. Cioè, questa attenzione un po' al tutto e non solo all'aspetto economico, ha generato il fatto che tu usi dei concimi naturali, cerchi di avere degli animali, sei più tollerante verso, tollerante, sì, anche meno possibilità perché per distruggere tutti gli insetti, noi abbiamo delle possibilità in meno, quindi per forza di cose o sei sempre arrabbiato oppure mio padre diceva ho tutte le pere bacate. Però io per dire ero abituato ad avere 40-50% di bacato, figurati se mi facevo impressionare da mio babbo che aveva, per forza di cose io avevo un metro diverso, ma era anche una tolleranza diversa rispetto alle avversità. Una delle mie attività è quella della fattoria didattica e diciamo così il percorso principale che faccio, oltre a quello degli animali, dell'uva, è quello del grano. Stanno qui 3 ore, per cui e tutti i giorni e tutte le volte sono classi diverse. È per quello che ho cercato di privilegiare l'aspetto di meraviglia per far sì che rimanesse impresso qualcosa e per, diciamo così, per condividere. Ah, ecco, vedi, mi viene in mente adesso che un bambino mi fa: ah, te ti piace fare il contadino, eh? Sì, gli ho detto. E mi fa: ah, si vede.